Questo è il busto con cui si chiude la mostra, è una Santa Margherita che viene dal Museo di Ginevra, ma in origine era in una chiesa di Ginevra. Dopo la riforma protestante venne probabilmente trafugata per evitare appunto atti di iconoclastia e portata nel castello di Mornay in Savoia, però al confine con la Svizzera, e da qui poi approdò per donazione al museo. Questa è un'opera che invece dal punto di vista stilistico guarda, siamo ancora un altro orientamento alla scultura lignea fiamminga della fine del 400, è datata 1500 circa. Santa Margherita, dato che il nome etimologicamente significa perla, è raffigurata come una giovane donna con una conciatura molto elegante, con perle in legno in questa retina che trattiene i capelli e perle cucite lungo lo scollo della veste.